Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di World War Z per andare un pochino avanti, visto che avete chiesto in tanti un nuovo episodio, insomma, per vedere qualcosina in più. Abbiamo provato la campagna, abbiamo provato il multi, abbiamo provato il single, se vogliamo, ovvero la campagna in locale, e oggi vorrei farvi vedere un altro livello della campagna online, perché è quello che bene o male sta intrigando tutti. Ma avete parlato tanti di Tokyo, vediamo Tokyo oggi, Sol Calante oppure Ultima Chiamata. Allora, io farei Sul Calante, mentre l'ultima gigantesca nave da carico è pronta a salpare dal porto di Tokyo, una squadra di salvataggio deve affrontare le orde di zombie per proteggere un convoglio di civili in rotta verso la libertà. Allora, qua c'è molto chiacchiericcio riguardo a questo titolo, perché c'è chi sostiene che sia una porcheria e chi invece sostiene che sia un gioco, un capolavoro incompreso, per certi versi. Io credo che, se devo dire la mia, la verità stia nel mezzo. Come poi spesso mi capita di dire, nel senso che è un gioco fortemente limitato sotto alcuni punti di vista, ma ha degli aspetti molto intriganti che lo rendono giocabilissimo, specialmente con gli amici. Per cui io, se posso dare un mio consiglio, poi ovviamente ognuno poi ne farà ciò che vuole, ma è quello di dedicargli attenzione, magari a un prezzo un po' più ribassato rispetto a quello di lancio, ma se avete qualcuno con cui condividerlo, assolutamente potrebbe regalarvi qualche ora di piacevole divertimento. Poi, chiaro, dipende dai gusti, quello che vi pare, però non è un gioco che resterà negli annali, ma sicuramente un gioco che potrebbe divertire per parecchio tempo, per quanto sia ripetitivo, chiaramente. Ma adesso voglio vedere appunto questa missione più avanzata dell'episodio 4 per farci un'idea, perché magari potrebbe far cambiare idea a molti, me compreso, portandomi più da una parte o più dall'altra, non lo so. Vedremo un po' che piega prenderà, ma appunto sono curioso perché in tanti hanno detto: "Ah, giocone, capolavoro". Io tutto sto lavoro non ci ho visto, però magari mi sbaglio, magari andando avanti mi rendo conto che siamo di fronte a un, non so, opera purissima. Dunque, cancello ovest. Sono anche quelli brutti. Io sono leggermente lontano da chiunque. Allora, è meraviglioso potersi. Quando la cooperazione funziona bene. Grazie, caro. Meno male che qualcuno c'è. Ma porca. Dai. Se mi fate cominciare un attimino con molta calma. Ok. Andiamo. Sono carico. All'inizio un po' traballante, ma. Dai. Allora. Io devo dire, essendo un amante di zombie e cose varie, sono particolarmente attratto da questo tipo di atmosfere, ma. This is team 4, 50 meters from the gate. Could be here any moment. We need defenses. Are you alone? We have men defending gate 2 on the other side of the channel. Set up in that parking garage and check in with them. You'll have a clear line of sight for Dunque. both gates. They're clean. Let them through. Le metterei una qua. Ce n'è un'altra? Posso raccogliere, sì. La mettiamo qua la griglia. Ok. Da che parte arriveranno? Già arrivano. Comunque, se, e sottolineo se, dovessero aggiungere nuovi livelli, nuovi contenuti nel prossimo futuro, potrebbe diventare interessante, eh? Perché ho la sensazione che il gioco sia stato lanciato in maniera magari forse un po' affrettata per certi versi, per vedere un po'
come sarebbe stato accolto? Penso sia stato accolto bene, perché appunto c'è tanta gente che ci sta giocando, tanti che si divertono, me compreso poi, perché ripeto, per quanto sia evidentemente limitato sotto tanti punti di vista, è un gioco che funziona come concept, ma era chiaro che sarebbe andato in questo modo. Per cui, se dovessero arricchirlo, seguirlo nei prossimi mesi, potrebbe venire fuori un gioco magari cult, molto di nicchia, ma interessante quantomeno da portare avanti anche per noi. Insomma, il canale ogni tanto qualcosina potremmo portare. Io poi vabbè, questi giorni sto giocando relativamente poco, perché tra mille cose che vedrete appunto a giorni, o che forse avrete già visto, ero un po' impegnato. Ma ha il suo perché, ecco. Potremmo sicuramente continuare a trattarlo. Ci siamo! Ah, da qua. Oh, porca miseria. Qua si è fatta più interessante come numero di zombie, eh. Porca miseria. Ripiegare. Porca miseria! Sono finiti? No! Ok. Lo salvo, lo salvo, lo salvo! Poi la cooperazione qua è fondamentale, soprattutto a livelli alti. Ah, ma pure di qua escono. Aiuto. Quale, 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 quale? Questa? Sì. That's it. All clear. Go for headshots! Ma dove? Oh, porca miseria. Se capirai. Ci penso io. Ok. Ho salvato la baracca. Chi manca? Sì, ma io non posso affrontare l'apocalisse con due colpi di... Aiuto! Ma prendi le munizioni, non le armi, su! Morta! Arrivo, 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 arrivo! Sta parte è un incubo. Finita? Sì. Questa è stata interessante come missione, devo dire. Per quanto temo di essere entrato con la missione già praticamente finita, ma ha dato sensazioni diverse, nel senso, qui l'ho percepita veramente la quantità enorme di zombie, erano decisamente di più rispetto a quello sperimentato negli scorsi episodi, e me la sono goduta molto di più, devo dire, veramente molto molto di più, sì, sono decisamente entrato tardi. E dunque,
Comunque sì, come vedete, cioè, il gioco ha come tratto distintivo un po' come Left 4 Dead, cioè entri, spari, ti diverti, fai un po' di punti per sbloccare cose nuove e sviluppi il personaggio, ecco. Poi chiaro, io devo ancora individuare eventualmente la classe più adatta, le armi che preferisco, insomma, tante cose da vedere, però, ripeto, ha degli spunti interessanti. Io credo che non sia un capolavoro, per quello, il punto di domanda, diciamo, nel titolo, ma è comunque un gioco che secondo me può affascinare e li appassionare, cioè una ristretta cerchia di persone lo può trovare estremamente interessante come prodotto. Fermo restando che appunto sicuramente non siamo alle porte del capolavoro, ecco, questo spero che sia chiaro perché aumento della gittata della spinta dovuta a un attacco in mischia 50%, gomiti d'acciaio, riduzione della penalità alla velocità di movimento causata dall'eccessiva vicinanza di zombie. Ah, per cui ok. Si muove, vabbè, io finché non individuo una classe che mi piace particolarmente è inutile che spreco i soldi. Però appunto nel complesso, se, chiaramente poi magari ne parleremo meglio più avanti quando l'avrò testato un po' più a fondo, ma non credo ci voglia chissà quanto per capire con cosa abbiamo a che fare. Tra l'altro anche le storie. Ah, ecco, si possono approfondire anche le storie dei vari personaggi? Sì. I was born into this life. I suffered for it. And reaped the rewards. I could tell you that I didn't want it. That I tried to get out. But I got no reason to lie anymore. That life is the only reason I'm still here. Carino anche il fatto che ci sia un po' di background narrativo. E credo devi Ah, ecco, devi completare un livello qualsiasi giocando con questo personaggio per sbloccarne la storia. Chiaro? Bene, ragazzi, io direi appunto che per adesso possiamo fermarci. Fatemi sapere un po' che impressione vi ha fatto questo ulteriore approfondimento. Perché appunto dicevo, non credo ci voglia chissà quanto per capire con cosa abbiamo a che fare. Un gioco sicuramente con dei lati positivi, sicuramente con evidenti limiti, ma che potrebbe essere sviluppato e trasformarsi in qualcosa di molto più convincente col tempo. Mi auguro veramente con tutto il cuore che il team di sviluppo lo segua, lo supporti, lo arricchisca e lo renda ancora più interessante di quanto già non sia di base. Fermo restando che dovete essere appassionati del genere, della categoria, dell'atmosfera per godervelo come si deve. Per cui, ragazzi, io per adesso vi saluto. Fatemi sapere se volete vedere altro e noi ci vediamo alla prossima.